Ore 19:30, l'Abruzzo del pallone, la domenica sportiva di TV6. Buona serata, buona domenica innanzitutto in un fine settimana che per le squadre abruzzesi si chiude come peggio non si potrebbe, a partire da venerdì sera con la sconfitta dell'Aquila, ieri amarezze anche in Serie B per il Pescara, fermato sul pareggio dallo Spezia, Virtus Lanciano che ne prende 4 dal Novara di Baroni. Oggi è andata male per il Teramo che perde a Lucca, male per il Giulianova, sconfitto a Campobasso, stesso discorso per il San Nicolò, insomma una specie di ecatombe per le formazioni abruzzesi. Ne parleremo nel corso della serata con i nostri ospiti, uno lo stiamo aspettando, tra un po' vi faremo vedere di chi si tratta, però intanto cominciamo con i numeri, ricordandovi quello di SMS che vedete qui in basso sui nostri teleschermi, 392-623-7060. Partiamo con le schermate iniziando dal massimo campionato, che è quello della Serie A, in cui si sta giocando una partita che è quella tra Sampdoria e Sassuolo. Questi sono i numeri, aspettando ovviamente il posticipo delle 20:45 tra Carpi e Milan. Atalanta-Palermo 3-0, Bologna-Napoli 3-2, il lunch match di oggi alle 12:30. Carpi-Milan, come detto, il posticipo delle ore 20:45. Fiorentina-Batte-Udinese 3-0, Frosinone-Chievo 0-2, Verona-Empoli 0-1, Inter-Genoa 1-0. Lazio-Juventus 0-2 è stato il posticipo, teniamolo. Lazio-Juventus è stato l'anticipo, pardon, 0-2, Sampdoria-Sassuolo 0-3, si sta giocando, Torino-Roma 1-1, la classifica nel massimo campionato di Serie A. Inter 33 punti, Fiorentina 32, Napoli 31, Roma 28, Sassuolo 26, Juventus 25, Atalanta 24, Milan 23 punti, Torino 22, Empoli 21, Chievo e Lazio 19, Udinese 18, Sampdoria e Bologna e Genoa insieme al Palermo 16 punti, Frosinone 14, Carpi 9, Verona 6 punti. Serie B adesso. Bari-Ascoli 3-0, Cagliari-Como dovrebbe essere finita 1-1 con il Cagliari, a cui è stato annullato un gol, ma era gol, regolarissimo. Poi è riuscito, seppur in inferiorità numerica, ad impattare contro il Como. Crotone-Cesena 2-0, Latina-Livorno 3-1, Novara-Lanciano 4-1, Perugia-Modena 1-0, Pescara-Spezia 2-2. Provercelli-Ternana 1-2, Trapani-Avellino 2-1, Virtus-Entella-Brescia 0-0, stesso risultato per Vicenza-Salernitana. La classifica del campionato di Serie B: Crotone 34, Cagliari 33, Bari 32, Novara 28, Cesena 27, Pescara 25, Perugia e Brescia 24, Trapani 23, Entella 22, Livorno 21, Vicenza, Latina e Provercelli 20, Ternana 19, Spezia 18, Avellino e Salernitana 16 punti, Modena 15, Virtus Lanciano e Ascoli 14, Como 10. Andiamo alle partite di Lega Pro, girone B. Lucchese-Teramo 3-1, Lupa-Roma-Savona 2-1, Maceratese-Carrarese 4-1, Pistoiese-Arezzo 1-1, il posticipo è quello tutto pisano tra Ponte d'Era e Pisa, Prato-Tutocuoio 1-0, Rimini-Sant'Arcangelo 0-1, giocata venerdì Siena-L'Aquila 3-1, Spal ancora 1-1 se non erro. Ci dovrebbe essere un errore perché alla fine l'Ancona in inferiorità numerica ha pareggiato. Vediamo dunque la classifica a questo punto, che dovrebbe essere mutata rispetto al pareggio proprio di Ferrara. Eccolo qua, Spal Ancona 1-1, vediamo adesso la classifica. Spal 30 punti, Maceratese 28, Pisa 24, Ancona 23, Carrarese 21, Siena e Tutocuoio 20, Prato 19, Pontedera 18, L'Aquila 17 con un punto di penalizzazione, Sant'Arcangelo, Arezzo e Rimini 15 punti, Lucchese 14, Teramo e Pistoiese 12 punti, Lupa Roma 9, Savona 2, ovviamente vedete tra parentesi le penalizzazioni. Serie D adesso. Pano Monticelli 1-0, Amiternina Vezzano 1-1, Folgore Veregra Fermana 1-1, Giulianova Campobasso 0-1, Isernia Castelfidardo 3-1, Jesina San Nicolò 1-0, Matelica Vispesaro 1-0, Recanatese Chieti 1-1, San Benedettese Agnonese 5-2, vediamo la classifica. San Benedettese 35, Fano 28, Matelica 27, San Nicolò 23, Folgore Veregra e Isernia 22, Jesina 21, Monticelli e Avezzano 20 punti, Chieti e Campobasso 19, Fermana e Recanatese 17, Agnonese e Castelfidardo 16, Amiternina 13, Vispesaro e Giulianova chiudono la classifica con 12 punti. Allora vi presento gli ospiti perché adesso abbiamo completato il parterre. Accanto a me, collega Paolo Renzetti. Ciao Paolo, oggi invitato a Recanati. Grazie, buonasera Jacopo. Tra poco ci racconterai il Recanatese Chieti e Renzetti.
reduce dalla sconfitta purtroppo del Fadini di oggi pomeriggio, del suo Giulianova, un giuliese doc come Riccardo Mastrilli. Ciao Riccardo. Buonasera. E a proposito, non gioca più con il Giulianova, ma a proposito di giuliesi, adesso gioca con il Chieti, Alessandro Del Grosso. Federico Del Grosso. Federico Del Grosso, buonasera. Pardon. Buonasera a tutti. Ciao Federico. Buonasera. E allora, benvenuto nei nostri studi. Cominciamo subito con la clip che riguarda le partite di ieri pomeriggio, Paolo, il di Serie B, sì. Pescara e Lanciano. Un sabato nero per le formazioni abruzzesi. Vediamo com'è andata nella clip filmata. Questa era la giornata di Serie B. Oh, ne approfitto per chiedere a Federico, perché tuo fratello Cristiano è a Bari. Federico, il Bari è vero che è una squadra costruita per grandi obiettivi, ma in questo momento sembra
probabilmente la squadra più in forma di questo campionato. È vero che lì davanti, insomma, beh sì, il Bari ha un potenziale clamoroso. Sì, il Bari è stata costruita per vincere il campionato, tutti lo sanno. Diciamo che è partito un po' maluccio, non riusciva ad avere dei risultati utili consecutivi, però penso che ha un blasone importante, che non, spero per il Bari e per mio fratello che non, insomma, che non faccia fatica a vincere questo campionato. Va bene, chiudiamo la parentesi di Serie B ricordandovi che domani sera c'è il replay con Enrico Rocchi e poi per le tematiche di campionato ovviamente vi rimandiamo perché martedì c'è in campo il Pescara-Brescia e poi mercoledì la Virtus Lanciano alle 18.30 proprio contro il Cagliari, allora ci sarà una puntata speciale di Virtus Style. Adesso, come sempre ho dimenticato di salutarlo in redazione, Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao Jacopo. Ecco. Perché con te apriamo la parentesi di Lega Pro che oggi riguarda una sola squadra, l'unica in campo perché l'Aquila l'ha fatto venerdì sera perdendo, ma con lo stesso punteggio cade anche il Teramo, vero? Sì, è caduto anche il Teramo e ormai non è più una notizia, non è più una sorpresa, lo poteva essere a inizio stagione, ma ormai è praticamente una prassi che il Teramo quando va in trasferta perde e quindi sono numeri che poi commenteremo, alcuni dati in particolare che abbiamo riferito anche nel servizio, di cui abbiamo parlato nel servizio, quindi insomma possiamo mandare proprio le immagini, possiamo vedere il servizio stesso e poi dopo rientriamo e commentiamo. Il Teramo non guarisce dal mal di trasferta e torna ancora a mani vuote da una gara lontana dal Bonolis, per la precisione la sesta volta. A nutrirsi ora dei mali dei biancorossi è la non irresistibile Lucchese che effettua il controsorpasso in classifica. E dire che il tecnico Vivarini si è affidato inizio gara allo stesso 11 di partenza è risultato vincente sul Siena, quindi con Caidi, Dorazio e Altobello trio difensivo e capitan Speranza e il rientrante Perrotta in panchina. L'approccio della partita della Lucchese è buono e il Teramo deve guardarsi le spalle dalle iniziative degli uomini di Lopez, non in panchina perché squalificato per due giornate. Nolè è pericoloso in due circostanze, in particolare sulla seconda e il compagno Benvenga a salvare involontariamente la porta del Teramo. L'avvio rabbioso dei toscani si sopisce dopo la conclusione sopra la traversa di Marchesi. Il Teramo si rende pericoloso con la bella giocata di Paolucci che gira al volo il cross di Paolo Antonio, corretto e prolungato da Moreo, blocca Di Masi. Il finale di tempo condizionerà il resto della partita. Al 45esimo il Teramo passa in vantaggio con un gran gol di Moreo. Cenciarelli recupera palla e serve l'airone Teramano che dribbla e specie e fa partire un destro di pregevole fattura, potente e preciso, all'incrocio, imparabile per Di Masi. Ci sarebbero le condizioni perché il diavolo vada all'intervallo in vantaggio, ma non è così. Durante il recupero Caidi rinvia e lascia lì un pallone su cui si avventa Fanucchi che controlla, elude Altobello e con un diagonale all'apparenza non irresistibile fa secco Tonti 1-1, che è una mazzata per i biancorossi ed il peggio deve ancora arrivare. Si materializza ad inizio ripresa su una palla pizzicata da Fanucchi. Dorazio tenta il rinvio ma viene bruciato da Monacizzo, contatto tra i due che per schirru di Michelino è meritevole di calcio di rigore. Tra le proteste dell'11 biancorosso, negli 11 metri la trasformazione di Terrani è perfetta e in poco tempo il ribaltamento di risultato è servito. Il nervosismo tradisce il Teramo, il tecnico Vivarini viene spedito negli spogliatoi per proteste, entrano Calvano e Lenoci per Paolucci e Cenciarelli, ma la mossa vincente arriva dalla panchina della Lucchese. Entra l'ex aquilano Pozzebon che al 19esimo triplica e chiude i conti. Sul cross di Nolè si avventa proprio Pozzebon, aiutato dalla deviazione di Altobello che spiazza Tonti 3-1. È partita che il Teramo non riesce più a riaprire nonostante l'ingresso di Da Silva, che comunque impegna Di Masi con una conclusione centrale. Più impegnativo l'intervento dell'estremo toscano su Moreo, che va vicino alla personale doppietta che avrebbe regalato più pathos al finale. Non è così e alla fine i numeri dicono che, penalizzazione o no, la difesa del Teramo con 20 gol al passivo è la seconda peggiore del torneo. Numero impietoso e che aiuta a spiegare dove siano i problemi più grossi del Teramo, al di là di tutto il resto. E ora si chiederà al Bonolis il nuovo scatto in più per non complicare ulteriormente la classifica. E allora abbiamo visto il servizio, classifica complicata adesso per il Teramo. Andrea, però oggi dobbiamo, hai detto bene, perché un dato rilevante è questo della difesa del Teramo, la più battuta del campionato, e mi pare che da qui
vengano la seconda peggior difesa del campionato, da cui vengano tante conseguenze. C'è sempre la Lupa Roma, c'è sempre la Lupa Roma per il dato della peggiore. E se noi mettiamo anche i 6 punti della penalizzazione, il Teramo va a metà classifica, ma resta il fatto delle reti subite, che sono tante. C'è una differenza reti al momento negativa per il Teramo, quindi insomma io capisco che magari si parlerà di episodi, si parlerà di sfortuna, quello che volete, però quando il dato dopo 14 giornate dice che hai preso 20 gol, è evidente che ci sono delle problematiche che vanno al di là dell'episodio, perché l'episodio ti condanna per qualche partita, ma se poi questi cosiddetti episodi che ti condannano si ripetono nel tempo, evidentemente c'è un qualcosa di conclamato. E penso che sia altamente indicativo quello che è successo alla fine del primo tempo. Un primo tempo che era giusto si concludesse in parità, trovi un gran gol con Moreo e a quel punto devi andare a riposo in vantaggio. Se poi pronti via prendi il gol del pareggio, peraltro abbiamo visto anche il modo con quella palla che Caidi non ha rinviato al meglio, dove nessuno ha attaccato quel pallone, Fanucchi ha preso, ha tirato un tiro che non sembrava irresistibile e becchi il gol del pareggio. Qualcuno potrebbe parlare di sfortuna, però la realtà è che devi blindare quel risultato, vai all'intervallo e poi sarà la Lucchese a giocare un secondo tempo di rincorsa. Così non è stato e anzi il Teramo alla fine, più che andare all'intervallo con l'inerzia dalla sua parte, è andata alla Lucchese con l'inerzia dalla sua parte e poi subito dopo, al secondo o terzo minuto della ripresa, è arrivato anche il calcio di rigore. Anche lì sono convinto che si discuterà, era rigore, sì, non era rigore, ma è la classica situazione borderline dove ci può anche stare che ti danno il rigore contro. Quindi... Anche perché peraltro, siccome Andrea ha parlato di episodi, lo andiamo a vedere questo calcio di rigore assegnato alla Lucchese, perché... Poi Vivarini è stato anche espulso, ha detto che c'era più un altro rigore che questo. Lo vediamo, l'intervento di Dorazio è quantomeno scomposto. Sicuramente il giocatore della Lucchese lo anticipa sul pallone, lo vediamo, al rallentatore. C'è poco da discutere, Paolo, sei d'accordo? Guarda, te lo faccio rivedere, guarda qua. È un episodio molto difficile, diciamo, da commentare, perché per certi versi l'entrata è scomposta. Cioè, l'entrata è scomposta, poi si può discutere se Dorazio guardava il pallone, questo sì, però è evidente, sì, che probabilmente... C'è stato un guardate, po' di quando il portiere fa un fallo da rigore, spesso guarda la palla, arriva prima l'attaccante, esatto, e c'è il calcio di rigore. Qui l'impatto c'è, è netto. Qualcuno potrebbe dire forse Monacizzo entra a gamba tesa, la palla una volta colpita va verso il fondo e quindi non è più giocabile, però a me sembra che la realtà è che l'impatto ci sia e che il calcio di rigore ci possa essere. Ripeto, se la mettiamo sotto il profilo degli episodi, la scorsa domenica il Teramo ha vinto con un gol di Caidi che probabilmente era irregolare, questa volta c'è un rigore che fa discutere, ma se andiamo a fare la somma di tutte le cose, alla fine viene fuori che il Teramo ha dei problemi, problemi di testa, problemi di equilibri, problemi di assetto difensivo, con una difesa nuova che ha funzionato in qualche modo col Siena e oggi ha funzionato decisamente, drasticamente meno, e quindi con questi alti e bassi hai una classifica di medio livello che con la penalizzazione diventa di brutto livello, di basso livello. Tutto assolutamente. Paolo, insomma, sull'episodio? Ma l'episodio, ripeto, è un rigore che si può dare, io non lo avrei dato sinceramente. Però, non lo avresti dato? No, non mi è sembrato un episodio, perché io nell'azione vedo anche un'entrata scomposta anche del giocatore della Lucchese. Al di là di questo, io mi riallaccio invece a quello che diceva Andrea, perché i numeri del Teramo sono preoccupanti. Una squadra che per 8 undicesimi e mezzo, quasi 9, è quella che lo scorso anno ha dominato il campionato, da una squadra del genere ti aspetteresti sicuramente un rendimento, i tifosi sarebbero aspettati un rendimento sicuramente diverso. Ci sono tante attenuanti, ne abbiamo parlato tanto, ripetersi non è facile, lo scotto di un'estate incredibile, però poi quando si va in campo si torna a giocare. Purtroppo nel calcio non si può vivere di ricordi e pensare al passato, quello che è successo l'anno scorso lo sappiamo tutti, bisogna guardare avanti e questa squadra sta rendendo molto
molto ma molto al di sotto delle aspettative. Di chi siano le colpe, di chi siano le responsabilità, quali siano i motivi, adesso voglio dire non è neanche facile dirlo, però la realtà è una sola: il Teramo, penalizzazione a parte, questo è sicuramente un fardello anche psicologico e mentale non di poco, ma dico, al di là di questo, sul campo la squadra sta rendendo molto molto poco, e questo deve far riflettere, perché certo, poi quando arriverà il mercato probabilmente la società dovrà fare anche delle valutazioni, perché ci sono dei giocatori che sono arrivati a Teramo per fare un e da cui ci si aspettava un determinato tipo di campionato e stanno deludendo. Qualcuno potrebbe anche essere rispedito al mittente, perché voglio dire, non sono questi giocatori con questo pedigree, con questo nome, che sicuramente stanno facendo bene con la maglia biancorossa, e questo è un peccato, perché a questo punto, voglio dire, fino a qualche settimana fa si parlava di possibilità di inserirsi in un certo tipo di discorso. Io credo che in questo momento, ma senza fare molte chiacchiere, il Teramo deve pensare solo e soprattutto a salvarsi. Assolutamente. Espulso durante la gara Vincenzo Vivarini, lo ascoltiamo in conferenza stampa. Penso che fuori casa bisogna dare qualcosa in più. L'avevamo detto prima della partita ai ragazzi, diciamo, primo tempo avevamo fatto quello che volevamo, cioè nel senso che dovevamo far giocare un po' la Lucchese e poi essere bravi a ripartire in contropiede. Non dovevamo lasciare spazio tra le linee, soprattutto sulle palle lunghe, e purtroppo il primo gol è successo proprio così, che ci siamo allungati su una palla lunga, il centrocampo non ha accorciato e quindi abbiamo lasciato spazio a Fanucchi di calciare in porta, quindi è stato un errore che avevamo preventivato, che non dovevamo fare, invece l'abbiamo fatto. E poi, diciamo, nel secondo tempo, dall'inizio dell'anno che purtroppo abbiamo dei problemi sugli episodi, anche oggi si è ripetuto, quindi dobbiamo essere ancora più bravi di quello che siamo stati. Però faccio i complimenti alla Lucchese, perché ha fatto una grande partita. L'obiettivo del Teramo è cercare di cancellare quello che ci hanno fatto l'anno scorso, prima di tutto, cercando di giocare bene a calcio e soprattutto migliorare le prestazioni, tipo quello di oggi. Dovevamo essere ancora più bravi a cercare di dare qualità al gioco, cosa che magari non abbiamo fatto, e poi è chiaro che ci dobbiamo salvare, perché siamo partiti a meno 6, quindi di conseguenza dobbiamo essere bravi a risalire la classifica. Molto bene, ho visto una squadra molto motivata, molto consapevole delle proprie qualità, ci ha messo in grande difficoltà, ci attaccavano in tanti uomini, in 7-8 persone. Complimenti quindi alla Lucchese. Il rigore, allora, c'era un rigore per la Lucchese sicuramente, quello alla fine. Sono episodi che ci stiamo portando da inizio anno, non è solo oggi. Com'è? Sia Petrella, sì, ma anche sul rigore, perché lì è stato una gamba tesa da parte del giocatore della Lucchese, e non vedeva nemmeno, perché lui era sicuro di prendere la palla, questo ha messo il piede a gamba tesa e gli ha dato rigore, quindi... Come? Sì. Ma il problema non è oggi, il problema che è dall'inizio dell'anno che è così, e dobbiamo essere più bravi ancora di più a non concedere niente. E secondo me c'era il rigore alla fine, quindi l'arbitro secondo me ha sbagliato due volte, perché alla fine c'era un rigore per la Lucchese. Insomma, avete sentito Vivarini, due i temi: in trasferta bisogna dare di più e poi soprattutto se l'è presa per il calcio di rigore che è stato dato. Quello che secondo Vivarini c'era di più per la Lucchese, ovviamente non fa parte degli highlights, quindi non possiamo commentarlo perché sicuramente non è nelle nostre disponibilità. Comunque, Andrea, insomma...
Sì. Bisogna fare di più e meglio in trasferta, ma i numeri lo dicono: se tu in trasferta fai una vittoria, un pareggio e sei sconfitte, o le perdi tutte, perché sennò è difficile fare peggio di questo ruolino. Certo. Meno male per il Teramo che ci sono le partite casalinghe, che c'è uno stadio che porta tanti punti, perché altrimenti questo campionato sarebbe quasi compromesso, anche al di là della penalizzazione. Però insomma, ora ci sarà il match con la Pistoiese, che è una gara da non sbagliare, contro una squadra che se ne possa dire, sarà una squadra discreta, ma è in evidente difficoltà, quindi è una partita che insomma il Teramo dovrà cercare di vincere, perché il rendimento esterno ad oggi è questo, è la prossima trasferta, anche se oggi ha subito una beffa alla fine, la prossima trasferta è in casa della SPAL, cioè della prima della classe, quindi a guardare un pochettino oltre le cose difficilmente potranno andare meglio. Poi è chiaro, il Teramo potrà tirare fuori il partitone e anche vincere a Ferrara, però la prossima trasferta è sul campo della capolista e quindi questo noi al momento rileviamo. Assolutamente, qualche sms da casa, perché tra poco apriamo l'amplissima pagina legata alla Serie D, ovviamente con tutti i servizi. Premesso che l'arbitro è stato vergognoso nell'occasione del rigore, che Vivarini nel momento critico ha fatto come Schettino, mi auguro che la società intervenga pesantemente a gennaio, iniziando dal nuovo direttore sportivo, sostituendo alcuni giocatori rimasti controvoglia e facendo un'attenta analisi su Vivarini, che appare fortemente involuto, scrive Roberto, che salutiamo. Ok, ancora? Che ne pensate dei mestieranti del pallone tipo Serraiocco? Beh, io innanzitutto penso che non credo che si tratti di un mestierante, Riccardo. Invece mi sembra che a Giulianova abbia portato un nuovo entusiasmo, o sbaglio? Sì, sì, ha portato un nuovo entusiasmo comprando dei nuovi giocatori che certamente aiuteranno il Giulianova. Si respira anche un'altra aria, anche oggi, nonostante la sconfitta, però c'era un po' più di... cioè c'era la sensazione che questa squadra non sia tutte le difficoltà, sì. No, io penso che quando nell'SMS si parli di Serraiocco mestierante, forse ci si riferisca al fatto che Serraiocco ha avuto diverse esperienze calcistiche, perché lui è stato nella società della Delfino Pescara, poi è stato anche presidente della Folgore San Buceto, sempre cioè in questo caso nel mondo dei dilettanti, poi dopo è uscito fuori dal mondo del calcio ed è rientrato diventando presidente del Giulianova. Quindi probabilmente lo sportivo sì, sì, si chiede come mai si passa dal Pescara, poi alla Folgore San Buceto, poi al Giulianova. Probabilmente questo è l'interrogativo. No, no, è chiaro, è chiaro, io l'avevo bypassato, ma non per non rispondere alla domanda, semplicemente perché... sono scelte assolutamente personali, noi non possiamo dare una valutazione sulle persone. E tornando al discorso di prima, con Riccardo, con te, si percepisce che la strada è dura, è in salita, però ci se la può fare? Sì, certamente, la squadra, la salita è molto dura, ma con il nuovo presidente penso che si potrà raggiungere molti... risultati positivi. Senti, poi tu sei una specie di talismano, perché tu hai segnato due gol quest'anno, uno contro la Jesina e uno contro il Castelfidardo, due partite in cui Giuliano ha vinto in casa. Sì. Senti, un po' talismano? Un po'. Oggi sei entrato nel secondo tempo, che partita è stata? Tra un po' la vediamo. La partita è stata molto difficile, perché siamo andati in svantaggio, purtroppo non ce lo meritavamo, però questo è... Certo, certo. Jacopo, sì. Allora, in riferimento a Serraiocco, è evidente che Vincenzo Serraiocco è un grandissimo appassionato di calcio, ha evidentemente degli interessi a stare nel mondo del calcio, oltre ad avere la passione. Detto questo, se a Giulianova ci fossero stati degli imprenditori in grado di garantire un calcio a certi livelli, probabilmente c'era l'occasione per farlo. Se è arrivato una persona da Pescara, comunque dall'area metropolitana di Pescara, a fare calcio, perché evidentemente non si trovava, non c'era nessuno, delle risorse. Quindi ben venga una persona che al momento riporta entusiasmo, perché comunque la squadra è sempre ultima in classifica e deve essere salvata, e poi si vedrà per l'anno prossimo. Però sull'argomento uno come Federico Del Grosso Sarebbe stata la mia prossima domanda. Federico, il fatto che si riaccenda l'entusiasmo a Giulianova è un buon segnale, finalmente, verrebbe da dire.
Beh sì, diciamo che una città storica a livello calcistico come Giulianova, beh, se c'è un imprenditore, se c'è qualsiasi persona, adesso c'è Serraiocco, pronta a dare un contributo a Giulianova, ben venga. Io sono un giugliese, ho giocato per 10 anni a Giulianova. Erano tempi diversi, per carità, adesso sono periodi difficili per tutti. Però insomma, una città come Giulianova basta poco per livello, riaccendersi. Sì, basta pochissimo. A livello calcistico non è questa insomma la categoria che merita. Certo. Anche perché poi, a proposito di presidenti che non sono proprio del territorio, tu a Chieti hai Pomponi che non è di Chieti, però anche lui. Sì, ma sono persone, sono imprenditori che hanno voglia, che sono giovani e sono capaci, hanno inventiva, e questo è importante. Anche Pomponi sta facendo grandi cose a Chieti. Chieti, comunque, se non fosse per Pomponi, non so in questo momento la società di Chieti dove starebbe. Quindi sono persone da stimare, da incoraggiare per questa avventura che hanno intrapreso. Altri messaggi, perché tra un po' arrivano proprio per te, Federico, ma sull'argomento Chieti. Presidente Pomponi, mi auguro che in settimana si intervenga pesantemente sul mercato. Questa squadra ha bisogno urgente di giocatori abili e arruolati da mandare in campo, non svogliati, infortunati, demotivati a fine carriera. Ancora avanti, perché mi pare che ce ne sia un altro paio che parlano del Chieti. Capitano del Grosso, mi puoi spiegare qual è esattamente il problema di questa squadra? Dalla tua esperienza, sono state fatte valutazioni tecniche errate alla base? Per fare un esempio, Di Nardo mandato via dopo 40 giorni e fuori quota, evidentemente sopravvalutati come Di Clemente, a cui hanno rescisso il contratto. È chiaro, Enrico, che Chieti vive una situazione in cui, dopo degli innesti importanti tipo Di Nardo, adesso c'è stata una semirivoluzione. Per rispondere al nostro telespettatore? Ma io innanzitutto capisco il malumore che si respira a Chieti, quindi ogni tifoso, ogni persona che scrive è lecito, quindi la propria critica, e noi comunque ne facciamo tesoro di quello che ogni persona ha da dire. Il discorso è che nel calcio ci sono anche dei momenti di flessione durante il campionato. Noi probabilmente abbiamo subito questa flessione da qualche settimana a questa parte, perché io non posso pensare che 40 giorni fa che eravamo a 3 punti dalla prima in classifica eravamo dei fenomeni ed ora siamo degli asini. Quindi io questo non lo permetto a nessuno, perché sono il capitano della squadra e mi prendo tutte le responsabilità. Io parlo a livello calcistico, poi a livello societario non mi sono mai permesso di fare una critica, perché ogni persona ricopre un ruolo. Il nostro ruolo è quello di andare in campo. È chiaro che quando in una squadra ci sono da gestire diversi giovani è anche difficile gestirli, perché magari puoi incontrare il giovane pronto, magari puoi incontrare il giovane non pronto. Chiedi una È una piazza che è molto esigente, quindi vorrebbe tutti i giocatori pronti. Io ripeto, parlo da calciatore, parlo perché sono il più esperto e soprattutto perché tengo molto a Chieti, al progetto che il presidente Pomponi ha messo già in atto da quest'estate. Ripeto, capisco qualsiasi critica e capisco davvero il malumore dei tifosi, però ecco, io sono sicuro che facendo meno critiche distruttive ma costruendo un po' più qualcosina a Chieti, secondo me possiamo tornare a toglierci tante soddisfazioni. Non ci dimentichiamo che noi l'anno scorso abbiamo sfiorato i playoff ad un punto con una situazione veramente drastica, e quindi possiamo tranquillamente quest'anno poter dire la nostra e poter far gioire quei tifosi che comunque ogni domenica si mettono in auto con i mezzi per sostenere la squadra. Però ci tengo anche a dire che noi, da parte degli ultra, che sono il nostro punto di riferimento, abbiamo sempre avuto critiche costruttive. E quindi secondo me dobbiamo un attimino
credere un po' più a questi giocatori, a questa guida tecnica e a questa società. Ripeto, non è un cioè non voglio criticare nessuno, anzi accetto le critiche con molta umiltà e ne faccio tesoro per poter trasferire la squadra magari in delle cose migliori. Assolutamente. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, non cambiate canale, poi ripartiamo con Giulianova Campobasso, a tra poco. E allora, di nuovo insieme, come promesso, tra un po' torniamo a leggere i vostri messaggi, però intanto il servizio di Giulianova a Campobasso, terminata 0-1, vediamo. Nonostante gli ultimi arrivi, il Giulianova deve arrendersi ad un Campobasso mai così operaio in questa stagione come si è visto oggi al Fadini. E dire che giallorossi, senza Giorgini squalificato, nel corso dei 90 minuti e più hanno dato spazio a tutti i nuovi innesti, quelli che dovrebbero rilanciare le speranze di una salvezza difficile ma non impossibile. Senza Bucchi e Censori, che hanno rescisso in settimana, i molisani ridimensionati la gara esterna l'approcciano bene, anche se il Giulianova parte meglio. Di Stefano all'ottavo gira verso Capuano di testa, senza impegnare l'estremo ospite, non scalfito nemmeno dal sinistro a giro di Pellecchi al dodicesimo. Ma i molisani salgono di livello e la ripartenza di Todino al quarto d'ora sarebbe letale se sul suo passaggio Alessandro impattasse il pallone invece di ciccarlo clamorosamente. Il Campobasso c'è, si vede. Al 25esimo il diagonale di Orlando Aquino impegna Ursini alla risposta, che tuttavia diventa un assist proprio per Todino, porta spalancata e tap-in facile facile per il numero 10 rossoblù. La riscossa, anche se non proprio veemente, del Giulianova passa per Emili, che tra il 32esimo e il 34esimo prima non trova la porta, poi è murato dalla coppia centrale Gattari-Ferrani in maniera disperata. Fine primo tempo con i molisani che raddoppiano con Alessandro, ma con Aquino in fuorigioco. L'assistente De Chirico si accorge che la punta disturba Ursini e annulla giustamente la rete. Giulianova, che nel finale di tempo protesta per un fallo in area di Lenoci su Pellecchia, l'esterno cade a terra, ma Santoro rileva la simulazione dell'ultimo arrivato e lo ammonisce. Nella ripresa entra Alessandroni per uno spento Marzucco, Giulianova a trazione decisamente anteriore, ma la reazione proprio non arriva. Anzi, al 54esimo Todino, partito in posizione dubbia, spara centrale su Ursini. 4 minuti e Valentini trova a centro area la volée, ottima posizione di Aquino, violenta ma a lato. La sveglia quando mancano 9 minuti al termine, prova a suonarla Silvestri, destro dalla distanza che non fa male a Capuano, esattamente come il mancino di prima intenzione di Pellecchi all'83esimo. Nel campo basso intanto era entrato Fiore per Alessandro, col Vastese che va vicino al super gol a 2 dalla fine, direttamente da calcio d'angolo. Parabola arcuata che si stampa sul palo. Finale con nuove proteste giallorosse per l'intervento quantomeno scomposto di Capuano su Di Stefano, che Santoro però giudica ancora una volta regolare. Finisce 0-1 dunque. Le due squadre sembrano ancora un cantiere aperto, ma il Giulianova presto potrà contare anche su qualche nuovo innesto. Perché, per quanto difficile possa sembrare, in casa giallorossa alla salvezza credono davvero. E allora, rientriamo in studio, perché prima di andare a sentire le interviste, vediamo alcuni episodi da Moviola, li vediamo in ordine cronologico, partendo ovviamente dal primo, che nel corso del primo tempo verrà, questo è il gol annullato ad Alessandro, ed è il secondo, Maurizio, vabbè. Partiamo da qui. E il gol annullato ad Alessandro, giustamente, perché? Perché in questo momento, se torniamo indietro al momento della battuta di Alessandro, del sinistro di Alessandro, più avanti, quando tira Alessandro, eccolo qua, tra poco, ecco qua. In questo momento, vicino a Ursini, vedete davanti a lui che gli copre la vista, c'è cioè il numero 9, Orlando Aquino in posizione di fuorigioco, molto bravo l'assistente, gol da annullare, perché è dietro a tutti, vedete la linea dei difensori del Giulianova, l'ultimo è l'ultimo a sinistra ed è Simone Sbaraglia, ma dietro di lui, vedete, che copre anche il diagonale di Jonathan Alessandro, c'è Orlando Aquino, che dunque impedisce la visuale. Se andiamo leggermente avanti, si sposterà per far passare il pallone, si sposta con il corpo per far passare il pallone che gonfia la rete, ma gol ovviamente da annullare, posizione di fuorigioco da parte di Orlando Aquino. Torniamo indietro all'episodio numero 1. Eccolo qua, Pellecchia contro Lenoci. Scontro in cui l'arbitro Santoro ammonisce Pellecchia. Che però, Paolo, un po'
cioè che va dritto verso la palla. Le noci sembra che lo vada a cercare e gli sbarri un po' la strada. O sbaglio? Sì, poi probabilmente il giocatore accenna un po', diciamo, la caduta, esagera un po' nella caduta. Forse anche lui va a cercare però il contatto, poi accentua un po' diciamo, la caduta in aria. Questo probabilmente trae un po' in inganno il direttore di gara. Anche qui, come per il rigore, secondo me non è né rigore né ammonizione. Esatto, era, secondo me, infatti, anche era un'azione da lasciar proseguire, da lasciar continuare. Però un minimo contatto c'è. Voglio dire, se avesse fischiato il rigore non è che sarebbe stato uno scandalo, abbiamo visto di peggio. Abbiamo visto. 92esimo, ultimo episodio, con il Giulianova all'assalto per cercare il gol del pareggio. C'è questa uscita di Capuano su Di Stefano che rimane a terra, protesta, il portiere esce con il pugno e il pallone termina fuori. Vediamo un po' più o meno l'impatto. Io non so se Andrea Costantini si è fatto un'idea, se ha visto l'episodio. Andrea, sì, tu che ne dici? Fatevi rivedere un po' meglio, ma... Guarda, questa è un campanile, esce Capuano e Di Stefano rimane a terra. No, francamente mi sembra che non ci sia nulla. Ok. E allora, andiamo negli spogliatoi adesso del Rubens Fadini, perché il direttore generale Simone Bernardini si è lamentato proprio della direzione di gara dell'arbitro. Andiamo a sentire lui, Tortorici, che oggi sostituiva Francesco Giorgini, che era stato espulso domenica e quindi scontava la giornata di squalifica, e poi l'allenatore del Campobasso, Massimiliano Favo, che fa anche un punto di mercato della squadra molisana. Sentiamoli. Siamo stati un po' sfortunati e mi voglio lamentare degli arbitri, perché ancora una volta io mi trovo a dovermi leccare le ferite per colpe non nostre. C'era un rigore, ci ha dato 5 cartellini gialli, che due, se ne dava 2 era già troppi, e quindi purtroppo questo è un dato di fatto. Ti riferisci al calcio di rigore nel primo tempo o nel secondo su Di Stefano? Nel primo tempo sicuramente quello non si poteva dare assolutamente, perché comunque quello è entrato in area con una bellissima giocata e il difensore l'ha atterrato. Quindi, cioè, un po' come quando il famoso rigore dell'Inter su Ronaldo, no? Cioè, come fa uno a dare un cartellino giallo lì? È una follia. Però anche il secondo tempo su Di Stefano addirittura dicono che ha preso prima la testa e poi la palla, quindi è rigore. Oggi Ganci in gol con la Maceratese e Galli con il Monticelli titolare. Galli ce l'aspettavamo, Ganci invece è stata una mazzata, perché da adesso in poi non lo potremo prendere, quindi il fatto che lui oggi ha giocato significa che non hanno intenzione di cederlo in Serie D, possono trasferirlo solo tra i professionisti, quindi dobbiamo iniziare a lavorare per un colpo davanti, perché comunque davanti ancora dobbiamo aggiustarci. Quanti giorni di tempo vi date per l'arrivo dell'attaccante questa settimana? Io me lo auguro questa settimana, però ecco, ripeto, già domenica noi dovremmo andare su a vincere la partita assolutamente, perché comunque avremo tutti a disposizione, mi auguro, e quindi con Giampaolo, Pellecchia, Di Stefano, Alessandroni, comunque l'organico offensivo è un organico che può fare male a tutti, secondo me. Tortorici, oggi possiamo dire che forse nella ripresa, soprattutto il fatto, complice il fatto che erano arrivati 5 giocatori nuovi, ci aspettavamo, si aspettava Giulianova qualcosa in più da questa squadra? Sì, è vero, magari ci aspettavamo un po' tutto, però c'è da mettere in ballo che magari parecchi di queste i 90 minuti non ce l'hanno, perché qualcuno magari per 3/4 di partita ha mantenuto, poi un po' è crollato, ma è normale. Però c'aveva pure davanti una squadra abbastanza solida, sia a centrocampo che in difesa. La forza del Campobasso la sapevamo, purtroppo siamo andati subito in svantaggio, ci abbiamo provato a recuperarla, ma ci è andata male. Pazienza, diciamo, perché non era questa la partita che ci illudavamo di magari con qualche risultato ci tiravamo fuori. Noi sappiamo che domenica per noi deve essere una lotta fino alla fine, poi proviamo a valutare quante punte si riesce a raccimolare, e io sono convinto che ci tiriamo fuori da questa situazione. Sì, un successo che aspettavamo da parecchio, avevamo sempre fatto le buone prestazioni fino adesso, ma non riuscivamo a contabilizzare
con la vittoria. Oggi abbiamo fatto una buona partita su un campo molto difficile, io qui ci sono stato, so cosa significa giocare al Fadini con l'ambiente che c'è, quindi ultimamente la squadra di Giorgini stava facendo molto bene, domenica a Fermo è andato due volte in vantaggio, temevamo molto questa partita perché giocare a Giulianova in un ambiente che respira calcio da anni è sempre molto difficile. Abbiamo vinto e ci portiamo a casa questa vittoria, come ha detto lei, meritatamente, perché potevamo fare qualche gol in più, però alla fine, sai, se non chiudi la partita diventa anche difficile portare a casa la vittoria. Alla fine ci hanno anche messo sotto con qualche cross, è sempre rischioso, però alla fine credo che meritavamo di portare a casa questi tre punti. Senta mister, allora la questione Bucchi che è andato via, anche Censori, ci sono dei giocatori che si allenano ma sono praticamente fuori squadra, ecco, come il Campobasso può uscire da questa situazione un po' complicata, mettiamola così? La domanda è di Jacopo. Ma io credo che i giocatori che vogliono andare via da una società non possono essere trattenuti perché non fanno il bene di quella squadra, quindi a me è dispiaciuto che è andato via Andrea come Andrea Censori, tutti i giocatori importanti che con me avrebbero giocato e stavano giocando, però davanti a certe scelte dobbiamo adeguarci, come hai detto tu ci sono ancora altri giocatori che non stanno bene a Campobasso, non si sono ambientati, non trattengo nessuno, l'ho detto dal primo giorno che sono venuto a Campobasso, voglio gente che lotta, voglio gente che si sacrifica. E chi non è stato bene a Campobasso, chi non vuole stare a Campobasso verrà sicuramente sostituito da giocatori all'altezza, o se non sono all'altezza come nome sicuramente saranno all'altezza come sacrificio e come volontà. Ma c'è Fiore che ha espresso l'intenzione di ritornare in Liga Pro, oggi però comunque era un ragazzo eccezionale, un giocatore che comunque si è messo a disposizione per poter darci una mano fino alla fine. Adesso vediamo un giocatore importante, un giocatore che ha fatto altre categorie, però in questo momento c'è anche altre richieste. Ripeto, se avessi potuto non avrei messo nessuno dei desaparasidos, no? Però purtroppo si è creata questa situazione e voglio andare avanti con il gruppo che poi mi seguirà fino alla fine. E queste erano le interviste post gara. Avete sentito anche a livello di Campobasso la situazione di Fiore, che è stato accostato anche al Chieti, e tra un po' ne parleremo perché è già pronto il servizio, ma vi dico subito che abbiamo già tutti i servizi, anche Jesina San Nicolò e Amiternina Avezzano. Però intanto con Riccardo, che tra un po' ci lascia. Riccardo, allora, rivedendo le immagini, c'è qualcosa che forse oggi il Giulianova poteva fare meglio? Ma sicuramente il Giulianova quest'oggi non si meritava la sconfitta, secondo me, perché alla fine la squadra ha giocato bene, con i nuovi innesti anche, che hanno dato una grossa mano alla squadra. Che ti è piaciuto di più dei nuovi innesti? Da chi hai avuto la sensazione migliore, almeno oggi, poi non è detto che sia definitivo? Sicuramente sono tutti bravi, ma secondo me il migliore, quello più bravo è Pellecchio, l'esterno numero 10. Manca ancora un attaccante, probabilmente la pedina fondamentale, che è quella che sì, poi per la mole di gioco che sviluppate manca un po' qualcuno che la butti dentro. Sì, secondo me manca. Per quanto riguarda invece te personalmente, tu sei di Giulianova, sì, giochi per la squadra della tua città, insomma è una cosa particolare. Federico annuisce perché sa cosa vuol dire giocare a Giulianova con la maglia del Giulianova. Sì, è un'emozione unica, soprattutto giocare al Fadini, che io fin da piccolo andavo anche allo stadio, è bellissimo. Andavi in curva oppure in tribuna? Alcune volte in curva, altre in tribuna. Ok. Senti, è anche una piazza che, lo dicevamo prima, anche a livello di tifoseria un po' si va riaccendendo, e questo per voi può essere un fattore in più per raggiungere la salvezza? Sicuramente. Un fattore in più è faremo di tutto per salvarci quest'anno. Perché qualche settimana fa, non ricordo quale ospite, Federico ha spiegato tecnicamente, non so quanto scientificamente, perché a Giulianova, il Giulianova quando gioca in casa fa più punti, perché praticamente dice la palla al Fadini non esce mai. È vera questa lettura che hanno dato? Praticamente non esce mai, perché esce ma è di nuovo in campo e poi ha il pubblico addosso. Ma è il discorso del pallone che è sempre in campo, sì, può essere una caratteristica, però quello che ha sempre contraddistinto il Fadini è stata la tifoseria. Sì. Adesso
Cioè adesso, scusate se lo dico, non avete visto niente di Giulianova? No, no, assolutamente. Anzi, peraltro devo salutare un tifoso che mi ha fermato oggi, tra parentesi, molto molto gentile, simpatico. E noi speriamo che sempre più persone tornino ad affollare il Fadini, perché insomma io personalmente lo ricordo ai tempi della Serie C, con Pescara e Valle del Giovenco, era veramente uno spettacolo, come adesso purtroppo non riusciamo a vedere. Anche se, o comunque, onore a chi ancora insomma va in quella curva a sostenere i ragazzi. Assolutamente. Perché comunque si sentono anche loro. Assolutamente. E allora, Paolo, oggi che ti hai visto prima di vedere il servizio? Ma io premetto che era la prima partita quest'anno che vedevo del Chieti, ma non è stato un Chieti spettacolare, non è stata una partita spettacolare, però ho visto una squadra, ho visto in campo 11 giocatori che a mio avviso hanno fatto tutto quello che dovevano e potevano fare. Ci sono ovviamente delle difficoltà, il Chieti veniva da una settimana difficile per le note vicende, però in campo io credo che tutto si possa dire tranne che non ci sia stato lo spirito giusto, l'approccio giusto ad una partita che non era facile contro una Recanatese che da quando è arrivato Meco Monaco sicuramente è cambiato marcia. Il problema è sempre quello, il Chieti è una squadra a cui manca, credo, io vedendola dall'esterno e avendola vista, ripeto, oggi per la prima volta dal vivo, una squadra che non riesce ancora per tanti motivi a fare quel salto di qualità, però non ho nessun problema anche ad aggiungere che ad inizio di stagione si parlava di squadra che doveva e che poteva vincere il campionato. Questa, a mio giudizio, non è una squadra che può puntare alla vittoria del campionato, in tutta onestà. Io credo che un po' tutti questo lo sappiano, e quindi evidentemente se c'è stato anche se è accaduto quello che è accaduto qualche giorno fa con 6 giocatori a cui è stato rescisso il contratto, se ci sono dei problemi, se si parla di mercato e di arrivi, è perché evidentemente questa squadra è una squadra che ha qualche problema, che ha qualche carenza, credo sicuramente in attacco, perché se non segna Dos Santos, certo, ci sono dei problemi, fatica. E quindi se bisogna intervenire sul mercato in entrata è perché evidentemente qualche scelta quest'estate non sarà stata illuminatissima. Allora, intanto ci state continuando a scrivere, soprattutto da Chieti, noi vi ringraziamo tantissimo, però prima vi facciamo vedere il servizio. Recanatese Chieti è terminata 1-1. Solo un pareggio per il Chieti a Recanati in una gara combattuta che ha visto comunque una squadra volitiva e che ha profuso tutte le energie per cercare di conquistare l'intera posta al cospetto di una Recanatese che si è dimostrata un osso duro. Per la squadra del presidente Giorgio Pomponi è un pareggio che soddisfa poco, che lascia l'amaro in bocca e la squadra nel limbo di metà classifica in attesa di una settimana, l'ennesima, che potrebbe regalare altre sorprese. Prima della gara, apprensione per un leggero malore occorso ad un tifoso teatino. Al terzo, la prima emozione di marca locale con una conclusione a scendere di Cianni che sfiora la traversa con Fatone però sulla traiettoria. Il Chieti spinge, ma sono i marchigiani a rendersi ancora pericolosi all'undicesimo con il bomber Miani che allarga troppo il compasso mandando la sfera di pochissimo al lato. La squadra di Donato Ronci appare volitiva, ma dopo una settimana particolare la tensione è palpabile. Al 17° c'è un mezzo pasticcio fra Vitale e Fatone con la palla che finisce in calcio d'angolo. Al 19° si vede per la prima volta la squadra teatina con un tiro dai 25 metri di Dos Santos fuori misura. I ragazzi di Ronci ci credono e al 29° è Bocchino con un tiro angolato a chiamare alla parata a terra Verdicchio. Ma l'occasione più pericolosa dei neroverdi arriva al 32° quando ancora Dos Santos in area tira a botta sicura trovando la respinta miracolosa di Falco. Il Chieti gioca a sprazzi al 43° e Evansia a chiamare al miracolo Verdicchio che respinge quasi distinto. L'avvio di ripresa è però amaro per gli abruzzesi. Al 6° la Recanatese si rende infatti pericolosissima con un colpo di testa di Falco a 2 passi da Fatone che respinge distinto. Il portiere ospite non può nulla però al 7° con il vantaggio griffato da Miani che è servito da Garcia con un pallonetto batte l'estremo neroverde. Il Chieti non ci sta, reagisce con un tiro dalla distanza di Bocchino al 9° minuto e con la respinta di Verdicchio.
Passa qualche secondo e al decimo il Chieti chiede un rigore per un sospetto contatto in area marchigiana ai danni di Dos Santos. Verdicchio protagonista un attimo dopo quando respinge una conclusione di Varone in calcio d'angolo. La gara ora non regala un attimo di respiro e così al quarto d'ora arriva il pari di Massimo con una deviazione probabilmente di Patrizzi che inganna il proprio portiere. La gara resta equilibrata e alla mezz'ora c'è una buona opportunità per il neoentrato Latini della Recanatese che chiama al salvataggio Fatone. Il finale di match vede attacchi dall'una e dall'altra parte con al 41esimo un'occasionissima per i padroni di casa sugli sviluppi di un angolo di Cianni e con Sciongo che in mischia non riesce a trovare il varco giusto. Dopo 3 minuti di recupero arriva alla fine con i giocatori del Chieti a rapporto dai tifosi tutt'altro che contenti della prova della squadra. Tifosi scontenti dunque, rientriamo prima di sentire le interviste perché rapido commento con Federico e poi dobbiamo salutare Riccardo Mastrilli che a cui avevamo promesso che intorno alle 20:30 l'avremmo liberato. Federico, rivedendo le immagini, la sensazione di questo pomeriggio qual è? Ma io l'ho detto anche a Recanati, a me la gara non mi è dispiaciuta, l'approccio è stato molto determinato. È stata nella prima parte della gara una gara molto attenta, sapevamo di incontrare una squadra in salute che ha messo anche in difficoltà la San Benedettese domenica scorsa, però tutto sommato non abbiamo subito grosse cose. Poi abbiamo preso un gol purtroppo fortuito perché comunque con una deviazione. Lì c'è stata la nostra reazione che è stata secondo me molto, molto positiva. Abbiamo trovato il gol e poi non abbiamo smesso di spingere da una parte e dall'altra. Che dire, abbiamo fatto quello che dovevamo fare secondo me. È chiaro che non posso nascondermi qualcosa a livello lì davanti comunque manca, il livello di finalizzazione manca. Perché comunque i dati sono quelli, sono insindacabili i numeri. Quindi non ci tocca che lavorare come abbiamo sempre fatto, a testa bassa. E sappiamo che possiamo e ne usciremo da questo periodo e ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Allora, prima di andare a sentire gli allenatori, da Giugliese un po' più esperto, a Giugliese un po' ovviamente più ragazzo, vuoi dare un consiglio a Riccardo Mastrilli? Beh, certo, innanzitutto per giocare ci vuole tanta umiltà, non ti conosco però ecco, mi permetto di dirti che ci vuole umiltà perché da quando inizia io ad ora ci sono dei cambiamenti. Tu sei classe 1983, eh? Sì, siamo coetanei, sono dei cambiamenti notevoli, purtroppo c'è tanta presunzione, c'è poca voglia di lavorare, a me... quello che mi ha portato a fare quello che ho fatto e sono fiero di quello che ho fatto è stata proprio l'umiltà e il sacrificio. Quindi senza queste due doti non si va da nessuna parte. Poi è chiaro che i numeri ce li hai. Quindi ti faccio un grande grazie. In bocca al lupo. Hai iniziato grazie. La tua carriera a Giulianova e non c'è una squadra migliore per iniziare, per muovere i primi passi. Quindi in bocca al lupo. Mi raccomando. Beh, questa è una benedizione in piena regola, caro Riccardo, da uno che insomma a Giulianova è un must come Federico Del Grosso. Ti salutiamo, ti facciamo tanti in bocca al lupo, Federico e Riccardo. Grazie. In bocca al lupo per la stagione del Giulianova. Intanto, Federico, hai visto anche su Facebook ti scrivono. Non ho visto. Francesco Di Blasio, capitano del Grosso numero uno, ci vorrebbero tanti come lui in campo, oltre al fisico ci mette un gran cuore, scrive Ciccio. E allora, ci vediamo adesso, scendiamo negli spogliatoi del Tubaldi, ci andiamo ad ascoltare Donato Ronci e Marco Cecchetti. Ronci, come si può considerare questo pareggio con la Recanatese? Positivo perché secondo me non era facile, affrontavamo una squadra in salute, che dall'arrivo di Antonio Megomonaco aveva fatto risultati molto molto importanti, una squadra tosta di categoria e noi l'abbiamo affrontato secondo me con il piglio giusto, abbiamo fatto secondo me bene bene il primo tempo cercando di tenere più palla di loro, abbiamo avuto qualche occasione, però l'approccio è stato importante. Il secondo tempo siamo ripartiti con un po' di difficoltà, ci siamo abbassati un po' e loro su un recupero palla in mezzo al campo hanno trovato
sto gol e poteva tagliarci le gambe. Abbiamo avuto una reazione violentissima, abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo, e per un quarto d'ora, 20 minuti l'abbiamo messa a record, abbiamo fatto un bel gol e poi abbiamo continuato un po' a premere cercando di provare a vincere. Però non è, questo è un campionato equilibrato, difficile, tosto, e i particolari a volte possono fare la differenza. Però io sono contento della prestazione perché veniamo da un periodo non facile. Cosa è successo al 91esimo quando i giocatori sono andati sotto la curva? Ma è chiaro che i tifosi vogliono vincere, è normale che vogliono vincere, però io ho detto ai ragazzi andiamo perché a testa alta, perché noi abbiamo dato tutto quello che abbiamo, abbiamo fatto secondo me una buonissima partita, e questo è un campionato, ripeto, difficile. Un punto importante che ci dà sicuramente morale e che ci fa lavorare con più serenità e con nella attesa che la società ci aiuta, ci prende qualche giocatore perché l'organico è un po' corta e speriamo di continuare così perché stiamo facendo bene e di fare altri punti. Chiede una grande squadra, è partita con programmi diversi dai nostri, sicuramente è una squadra tosta, l'ha dimostrato sul campo che poteva anche vincere come poteva anche perderla la partita. Moviola adesso, ci abbiamo visto nel servizio di Paolo Renzetti quell'episodio, vero Paolo, su sì. Dos Santos, in cui ha reclamato il Chieti un fallo da rigore. Lo vediamo? Eccolo qua, grazie a Claudio Di Giacomo che ci ha confezionato insieme a Silvia Gentile anche tutte le moviole di oggi, oltre ai servizi, alle interviste e tutto quanto. Eccolo qua, questo è l'episodio. Tu che mi dici, Paolo, rivedendolo? Io, adesso? Rivedendolo, sinceramente, credo che non ci siano gli estremi per il rigore. Ho l'impressione che Dos Santos si lasci cadere da solo, almeno dalle immagini io questo vedo. Sei d'accordo, Federico? Sì, dal campo ci aspettavamo una visione diversa. Effettivamente... chiaramente c'è un contatto, ma è chiaro che il difensore in area ha il compito di marcare l'attaccante. Ma però, ecco, larghe, tra l'altro. Però non, sì, credo che non ci fossero gli estremi, anche se dal campo, ripeto, sembrava... La sensazione era diversa. Sì, la sensazione era diversa. Messaggi sono tantissimi, grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo da Chieti, sono veramente tanti, noi veramente vi ringraziamo tantissimo, grande capitano, io sono un abbonato e vedo che in campo dai tutto quello che puoi e poi mi chiedo come mai fuori quota che dovrebbero avere il triplo delle motivazioni in campo non si impegnano altrettanto, non so, anche per uno sviluppo di carriera, allora devo pensare che ha ragione Buffon, che la vecchia guardia porta avanti la carretta, è una questione di mentalità, orgoglio e professionalità. Li leggiamo, altrimenti non riusciamo a smaltirli. Bravo Paolo Renzetti, porta sempre fortuna al Chieti con le tue telecronache. Oggi, come lo hai visto? L'hai già detto, insomma, questo è il messaggio che è arrivato prima della tua disamina. Qualcuno vuole che porti fortuna ai colori nero-verdi. Ancora. Forza Avezzano, tra poco il servizio, Tra poco il servizio di Amiternina Avezzano. Che cosa è successo a Pomponi? Non parla più, sembra distaccato. Rapidissimamente, Federico? No, assolutamente, anzi è sempre, chiaramente sappiamo tutti che ha tanti impegni a Roma, diverse attività, quindi è chiaro che deve barcamenarsi tra Roma e Chieti, ma quando può viene sempre, so che domani sarà allo stadio. Anche perché voi tornate in campo adesso, avete il recupero con la Folgore, mercoledì. Sì, mercoledì, quindi magari è una sensazione del teleascoltatore, insomma. Ancora, capitano del grosso numero uno. Ah, questo il mitico Francesco ha mandato il messaggio. Poi ha detto: metti che ringrazio, non fanno in tempo. Lo ringrazio. Sì, ringrazio molto. Ha mandato anche l'SMS. Grazie comunque, Francesco. A questo punto sappiamo anche il tuo nome. Ha usato tutti i mezzi. Tutti i mezzi del grosso, perché non torni al Giulianova? Ma io sono chiaramente sono in una serie dilettante, ma mi sento ancora un professionista. A Giulianova ci sono stato e sono stati anni stupendi, mi hanno dato l'opportunità di fare quello che da piccolino desideravo insieme a mio fratello, quindi io ringrazio e lo ringrazio Giulianova e tutte le persone che mi hanno dato una mano fin ogni volta che vado in una trasmissione, ogni volta che parlo con qualcuno. È chiaro che poi nella carriera ognuno fa la propria strada. A me adesso, io sto bene a Chieti, sto benissimo a Chieti, davvero.
c'è un progetto di quale vogliono farne parte, però chiaramente non posso dire con certezza di se un giorno tornerò o non tornerò. Per me Giulianova è casa, quindi semmai un giorno non so, però ecco, non posso dire se torno o non torno. Adesso sono a Chieti e voglio giocare per il Chieti e voglio togliermi delle soddisfazioni con il Chieti. Ci fermiamo adesso, tra un po' continuiamo a leggere i messaggi, ma soprattutto al rientro della pubblicità ci vediamo il servizio del derby della provincia dell'Aquila tra Amiternina e Avezzano. Non cambiate canale, a tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, non perdiamo tempo. Amiternina, Avezzano, finita 1-1, vediamo il derby della provincia dell'Aquila. Pareggio di rigore 1-1 tra la Amiternina e l'Avezzano. Probabilmente la divisione della posta va stretta ai giallorossi scoppitani, visto che Torbidone si è fatto parare un calcio di rigore sullo 0-0 e poi nel finale del primo tempo Davino avrebbe parato il tiro di D'Alessandris quando la palla aveva già superato la linea di porta. Per la cronaca, all'11esimo la Amiternina conquista un calcio di rigore. Ndiaye colpisce con un braccio la punizione dal limite di Torbidone. Sul dischetto si presenta lo stesso Torbidone, ma il suo tiro è deviato in angolo da Davino. Al 20esimo ancora la Amiternina con Terriaca che sfiora il palo. Al 22esimo si vede l'Avezzano, uscita avventata di schina, ma il pallonetto di Bittaglie non ha fortuna perché Di Ciccio è bravo a liberare. Al 37esimo l'arbitro concede il calcio di rigore all'Avezzano per l'atterramento in area di Bittaglie ad opera di Gizzi. Bisegna realizza. Il primo tempo si chiude con un giallo in area marsicana. Il tiro di D'Alessandris viene parato da Davino quando la palla ha superato la linea di porta. Per l'arbitro non è gol. Nella ripresa la Amiternina conquista un altro rigore al quinto per un fallo di Felli. Questa volta Torbidone non sbaglia. Al 28esimo la Amiternina perde uno dei suoi migliori giocatori. Petrone si infortuna alla spalla e viene sostituito da Franco. Al 36esimo l'Avezzano si rende pericoloso con un colpo di testa di Iommetti su cross di Bisegna. La Amiternina crea qualche grattacapo agli ospiti al 41esimo, ma il colpo di testa di Terriaca è debole. Per come si era messa la partita, alla fine va bene anche il pareggio, però è la terza partita che abbiamo la possibilità di sbloccarla sul calcio di rigore. E non siamo fortunati quest'anno con questi calci di rigore. E poi prendiamo il gol e siamo costretti ad inseguire, quindi a mettere in campo il doppio delle forze necessarie. E ancora una volta i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, sia nel primo tempo che nel secondo tempo hanno dato tutto quello che dovevano dare. Peccato, ecco, che ancora non riusciamo a gestire questi piccoli particolari che poi ci possono permettere di prendere i tre punti. Ma la rosa è incompleta e non lo sappiamo. La cosa che più ci dispiace è che perdiamo una persona professionalmente molto valida, perché De Matteis ci ha prospettato l'idea che vuole andare via, e quindi ci dispiace moltissimo, perché De Matteis qui ha dimostrato di essere un professionista serio, ha giocato bene, ha dato una mano, e quindi questo ci mette un po' di difficoltà. Torneremo sul mercato e vediamo in settimana di concludere. Noi avevamo in mente di sostituire Omar Valente e adesso dobbiamo sostituire anche De Matteis. Sostanzialmente il pareggio ci può stare, è stata una partita molto equilibrata, anche se nel secondo tempo abbiamo creato un po' più di pressione, ci abbiamo provato un po' di più, abbiamo avuto due o tre occasioni buone, quella, in particolar modo quella di Ometti di testa, è uscita di poco, però oggi per noi era importante dare continuità, non perdere sicuramente e far vedere che ancora quella voglia che abbiamo avuto, soprattutto nel secondo tempo fino alla fine, di portare a casa i tre punti. Però andiamo, insomma, ci teniamo questo pareggio, muoviamo la classifica, diamo continuità di risultati e quindi va bene per ora. E dunque, finita in parità tra Amiternina e Avezzano, avete sentito il presidente della Amiternina Papponetti che ha detto: oltre a Valente dovremmo fare a meno anche di De Matteis, che ha prospettato l'idea di voler abbandonare il sodalizio scoppitano. Ma episodio da Moviola sul rigore fallito dalla Amiternina, lo vediamo, c'è un calcio di punizione e un giocatore dell'Avezzano probabilmente tocca il pallone con la mano, lo rivediamo, eccolo qua. Dovrebbe essere Ndiaye, se non andiamo errati. Torniamo indietro per vedere se c'era però calcio di rigore. Il momento in cui parte il pallone, ci dovrebbe essere un uomo, il numero 11 dell'Avezzano, che Federico, chiedo a te, questo è il calcio di punizione.
quello dovrebbe essere il tocco con la mano del giocatore di Aie. Però si ripara, va a ripararsi il viso, volto. Il volto, quindi non lo so. Forse un gesto un po' istintivo, probabilmente. Esatto. Non mi esprimo su questi nuovi regolamenti, perché tanto non se ne viene a capo. Poi non c'è uniformità di giudizio, sostanzialmente. Esatto, quindi mi dissocio da ogni commento per quanto riguarda questi regolamenti. Per me quello non è rigore. Poi, certo. Chiaramente legge il regolamento, è rigore. Quindi. Per te, Paolo? No, per me no, perché il giocatore ha questo gesto istintivo di ripararsi il volto dal pallone. È chiaro che il tocco probabilmente c'è, però ripeto, è istintivo, non è volontario poi. Ok, ci andiamo a vedere un'altra partita che riguarda un abruzzese. Sconfitto il San Nicolò 1-0 di misura sul campo della Jesina. Vediamo. Al Carotti la Jesina reduce da due KO consecutivi ospita il San Nicolò, 2 punti in 4 gare. Abruzzesi col volto nuovo dopo l'addio di Margarita e il ritorno di Chiacchierelli da Fano, subito titolare. Partono dalla panchina Terrenzio e Cichella. L'ex di turno tra i Loncelli e Ragazzu, ed è proprio lui al secondo minuto a confezionare in contropiede il primo brivido, servendo Trudo, poi fermato dalla difesa. Clamorosa palla gol per il San Nicolò al 14esimo. Digidio per Casolla, tocco debole sull'uscita di Niosi. Il pallone scivola sulla linea di porta, ma non entra. Fiato sospeso al Carotti. Rimpallo favorevole per Trudo al 21esimo su tiro di Cardinali e calore battuto, è l'1-0. Altra occasionissima per gli abruzzesi al 24esimo. Merlonghi tira una fucilata, respinge Niosi, arriva Tafani ma viene disturbato ad un metro dalla porta, palla in angolo. Sfortunato Casolla al 26esimo che c'entra in pieno la traversa. Al 30esimo Ragazzu soffia il pallone a brighi e prova a trafiggere calore, la palla però sfiora il palo. Pericolosissima la Jesina tutte le volte che arriva sotto rete, complice qualche distrazione di troppo dei biancazzurri, sfortunati sotto porta. Al 42esimo ancora pericolosi Leoncelli con Trudo che in rovesciata prova a sorprendere il portiere ospite, palla troppo alta. In avvio di ripresa Epifani prova a cambiare le carte al 12esimo, escono Merlonghi ed Egidio, in campo Moretti e Massetti. Al 14esimo cambio anche per la Jesina, esce Cameruccio, entra Piersanti. Un minuto dopo, al 15esimo, calcio d'angolo basso, sotto porta, spunta pericolosissimo Fatica, ma il portiere biancazzurro para. La ripresa offre poco, tanti falli in campo e cartellini gialli sul taccuino di Airoldi di Molfetta, che al 32esimo richiama verbalmente anche Epifani, lamentatosi per la troppa perdita di tempo dei giocatori della Jesina. Cala l'intensità in campo. In pieno recupero tenta l'assalto per il raddoppio la Jesina, con Trudo velocissimo in contropiede e poi Alessandroni fermato da una gran parata di calore. Insistono i Leoncelli con Trudo che serve Pierandrei, palla vicino al palo. Al Carotti finisce 1-0, niente da fare per il San Nicolò in crisi di risultati. La vittoria manca dal 1° novembre. La Jesina torna a respirare. Tra poco anche le interviste dal Carotti, però adesso dobbiamo leggere tutti i messaggi che sono arrivati, altrimenti Maurizio da qui in regia dice che non riesce a smaltirli. Allora, Ronci, ma non si vergogna a far subire ai suoi giocatori tutta l'umiliazione da parte dei tifosi? E lei invece di rispondere abbassa lo sguardo e lo permette. Un allenatore questo non lo fa, scrive una tifosa del Chieti. Ancora, Ronci, ma la Recanatese quanto costa? 3 volte il Chieti? Ancora? Pomponi, non fare silenzio stampa, il problema è la questione stadio, comune, sveglia. Ancora? Del Grosso, Vitale Sbardella, l'unica garanzia di questo Chieti che ci sta facendo soffrire, scrive Alessandro da Chieti. Del Grosso, Vitale e Sbardella. Siete gli unici tre che Alessandro salverebbe. Se Serraiocchi è un mestierante, Campinelli che si è comprato un campionato, come andrebbe definito? Vabbè, queste sono schermaglie da una parte e dall'altra, che ci stanno, ci piacciono, ci fanno. Capità, Vittorio Esposito ha segnato pure oggi, che rimpianto non averlo a Chieti. Sei d'accordo? Ma Vittorio Esposito è andato via da Chieti perché era andato a Pescara, poi... No, nel momento in cui è andato via da Pescara,
probabilmente si riferisce. Beh, ma quella è stata una scelta del giocatore, credo. Non credo che il Chieti lo avrebbe ripreso. Poi non so le questioni di Esposito. Esposito lo conosciamo tutti, un giocatore che capace di fare la differenza in questa categoria, però ecco, se pensiamo al passato non ne usciamo più. No, volevo rispondere un attimo al primo messaggio dove dice che Ronci non avrebbe dovuto permettere di farvi subire l'umiliazione del rimprovero. No, io vorrei rispondere che la vergogna è ben altro. Se un allenatore come Ronci che sta male per Chieti, che sta male ogni qualvolta non facciamo risultati, non portiamo a casa dei punti, che comunque lavora dalla mattina alla sera ed anche la notte, le posso assicurare, per cercare di dare il meglio a questa città, e si dovrebbe vergognare perché magari non arrivano dei risultati. Io le dico, signore, che chi si dovrebbe vergognare sono quegli allenatori e quei giocatori che pagano per allenare. I miei genitori mi hanno insegnato che l'orgoglio e la dignità non si perde di fronte a nessuno. Forse Ronci sarà, non lo so, potete definirlo scarso, quello che volete, però è un uomo orgoglioso, che ha un orgoglio grandissimo e una dignità elevatissima. E non credo che questo sia un messaggio giusto nei confronti di un allenatore che comunque si sta spaccando in quattro per cercare di... Posso testimoniare che insomma tiene tantissimo al fatto che dovunque ha lavorato ha cercato sempre di, anche a Chieti comunque ha fatto un ottimo lavoro. Era una parentesi, non per difendere Ronci, ma perché chi si dovrebbe vergognare in questo mondo è gente che porta soldi per allenare e per giocare, quindi andiamo piano con le parole, perché poi si toccano dei tasti che non dobbiamo toccare. Se mi posso permettere, Jacopo, ho seguito oggi, ho visto per la prima volta il Chieti in questa stagione, però seguendo anche dall'esterno un po' il campionato di Serie D, posso dire che il problema del Chieti non è sicuramente Ronci, ci sono altri problemi, probabilmente di organico, ma l'allenatore allena i giocatori che ha a disposizione, ma credo che sulle capacità di Ronci, sulla serietà dell'uomo prima che dell'allenatore, ci sia davvero poco da dire, e non per fare gli avvocati difensori dell'allenatore Chieti. Che tra l'altro constatiamo un dato di fatto. Non ha bisogno di difensori di ufficio. Assolutamente. Altri messaggi, poi andiamo da Andrea Costantini, perché gli dobbiamo chiedere che sta succedendo al San Nicolò dal suo punto di vista. Vista da fuori, forse a Chieti è stato sbagliato dire vinceremo il campionato. Ancora, dobbiamo leggerli. Forza Vezzano, Bisegna fenomeno. E allora io devo chiamare in causa Andrea Costantini. A questo punto mi costringete a chiamarlo in causa sulla questione Bisegna fenomeno della Vezzano. Andrea, tu che hai un debole. Mi sono già espresso ampiamente nelle puntate addietro. È un giocatore fortissimo, un giocatore che sa risolvere le partite. È uno di quei giocatori che si possono catalogare come decisivi, ma decisivi nel senso che fanno delle giocate importanti che fanno la differenza. Non a caso con lui e Di Massimo la Vezzano volava. Andrea, Di Massimo, che notizie hai tu di Di Massimo? Ma al momento nessuna, si starà beando a Vinove e dintorni, però non ci sono ulteriori aggiornamenti. Magari tra poco lo vedremo all'opera in qualche altra squadra dove sarà prestato e dirottato, perché non penso possa entrare nell'orbita né della prima squadra, ma non so se nell'ambito della primavera. Però dicevo che a livello di Avezzano, con un Di Massimo al 100% e con un Bisegna a certi livelli anche lui, la squadra era in zona playoff. Ora, senza Di Massimo e con un Bisegna che non può essere decisivo ogni volta, evidentemente lì davanti manca qualcosa, tant'è che l'Avezzano è sul mercato alla ricerca di qualche giocatore che va affiancato a Bisegna per riprendere un po' di quota, altrimenti l'Avezzano sarà destinato a soffrire. Altri messaggi? Ho visto la partita del Giulianova, ma voi che partita avete visto? La stessa che ha visto lei, che il primo tempo è stato dinamico e attivo rispetto a uno spento secondo tempo, e noi non l'abbiamo detto però, probabilmente ha sbagliato, probabilmente. Andiamo avanti. Come mai il direttore commerciale Luigi Cari
molto teso, Luigi Carriola, pardon, è molto teso in questo periodo, tifoso avezzanese, non è dato sapere, questo, dico la verità, su questo mi trovo assolutamente impreparato. Aquino ad Avezzano, Andrea? Te l'avevi detto? Guarda, Aquino oramai, ne parlammo noi 2 mesi fa e da allora Aquino è stato associato a un po' tutte le squadre abruzzesi, l'Avezzano, il San Nicolò. Però credo, Andrea, perdonami, che Aquino in questo momento con l'addio di Bucchi sia una scelta precisa da parte del campo basso. Non ha giocato per un mese e mezzo, ora è stato titolare nelle ultime 2 partite, probabilmente il campo basso ha intenzione di ripartire da lui, anche perché le pretese del campo basso sono scese, non è più una squadra che può vincere il campionato, devono salvarsi e non sarà facile, e magari Aquino può essere un giocatore che, se può far comodo al San Nicolò, può far comodo all'Avezzano, magari può far comodo anche al campo basso. Certo. Ancora forza San Nicolò, forza San Nicolò, ma è un momentaccio, ancora Renzetti, come puoi essere obiettivo del Chieti ed essere tifosissimo del Pescara? Posso rispondere? Prego. Al tuo poi, posto? Poi, no. Fai, poi certo. Lasciami rispondere. Allora, questo è perché questo si parte da un presupposto, secondo me un po' errato, cioè si parte da una divisione di barriere anche rispetto che c'è tra tifoseria e il campanile sacrosanto. E nessuno vuole toccarlo, ci mancherebbe, c'è chi è tifoso del Chieti, del Pescara, del Teramo, del Giuliano, noi facciamo un altro lavoro, probabilmente nel corso degli anni questo mestiere è stato un po' è stato declinato sulla base del fatto che un giornalista fosse giornalista, tifoso, raccontava le storie di questa squadra. Noi non siamo così, o perlomeno se pensate che qui trovate dei tifosi del Teramo, del Giulianova, del Pescara, del Chieti, del San Nicolò, avete proprio sbagliato canale, avete sbagliato proprio canale. Noi facciamo il tifo per le squadre abruzzesi, tutte quante, nessuna esclusa, e la provenienza non decide nulla rispetto a quando I giornalisti che sono qui dentro, che sono giornalisti professionisti, vanno sui campi a raccontare quello che fanno le squadre abruzzesi, non di quella o quell'altra provincia, di quello o quell'altro centro. Paolo. Sì, no, ma è chiaro che io seguo il Pescara, sono di Pescara, però proprio quando non seguo il Pescara cerco, anzi senza cerco, sono ancora più obiettivo, perché in un certo senso sono ancora più distaccato seguendo squadre che solitamente non seguo spesso, e non per questo io ho qualche pregiudizio, anzi io ho sempre fatto il tifo per tutte le squadre abruzzesi, e quindi no, è chiaro che la provenienza di un giornalista, il fatto che un giornalista segue una squadra, non deve essere sicuramente... Allora che facciamo? Per seguire altre squadre prendiamo giornalisti di squadre che non giocano i campionati, ma stiamo scherzando. Prima ha scritto un signore da casa, come mi fanno entrare a me per esempio Alfadini, a parte il fatto che non ci sono problemi, anzi tutt'altro, io Alfadini sono sempre stato bene, peraltro ho cominciato la mia, tra virgolette, carriera, chiamatela come vi pare, tra i professionisti in questo mestiere, con questa televisione, proprio nell'anno della Serie C del Giulianova con Pescara e Valle del Giovenco, raccontando il Giulianova quando giocava Alfadini in primis, ma poi ripeto, se pensate, quel giornalismo tifoso, a parte il fatto che personalmente secondo me è morto quel tipo di giornalismo tifoso, ma comunque se pensate che trovate dei tifosi qui dentro, che perché fanno un programma con determinati colori piuttosto che altri, automaticamente l'etichetta va sul giornalista tifoso dell'avete sbagliato. Andiamo avanti. Forse il messaggio non è stato capito. I tifosi hanno insultato i ragazzi e Ronci li doveva difendere perché loro hanno dato il massimo ed hanno giocato per vincere. Forza ragazzi, siete stati bravissimi, forza Chieti. Ancora avanti, poi ti faccio rispondere Federico. Ciao a tutti, che sapete dei nuovi acquisti dell'Avezzano? Potete farci dei nomi? In questo momento ti dico, caro amico, non sappiamo, ma in settimana ti promettiamo che ci informeremo e poi magari anche sul nostro sito, sui social, daremo degli aggiornamenti sul calciomercato. Ancora.
Sono finiti? Sono finiti, perfetto, perfetto, perfetto. Vuoi rispondere su quel messaggio, Federico? Sì, sì, ma se ho capito male, chiedo scusa alla signora con tranquillità. Io ho capito diversamente, però non è un problema, anche perché noi non ci siamo... Noi quando andiamo sotto i tifosi andiamo... non ci sentiamo assolutamente umiliati per le critiche o le parole che possono dire. Ci andiamo per rispetto... e per riconoscenza nei loro confronti e per andare a ringraziare del loro sostegno, a prescindere da come va la gara. Questo secondo me si chiama rispetto e lo continueremo ad avere, ma sempre a testa alta, perché chi si deve, appunto, chi deve abbassare la testa e chi si deve vergognare, chi in campo non fa il proprio lavoro. Noi lo facciamo ogni domenica, è chiaro che non si può sempre vincere, quindi... Signora, mi scusi se ho capito male. Perfetto, perfetto, chiarito perfettamente. A proposito di giornalisti che seguono tutto, l'enciclopedia del calcio, Andrea Costantini. Andrea, ci fai vedere qualche gol di Serie C, di Lega Pro? Certo, con molto piacere. Eccoci. Sono pronti, quindi possiamo andare. Qui siamo a Rimini, il derby romagnolo di ieri. Vinto dal Sant'Arcangelo 1-0, ha segnato Margiotta, che non è... l'ex pescarese vicentino, ma è uno un po' più giovane, tra l'altro gran bel gol, un po' alla Menes nel derby dello scorso anno, e non è la prima volta che faccio un riferimento del genere, c'è anche un altro gol che ho visto di questo tipo, però davvero molto bello questo gol di Margiotta. Poi siamo su uno dei nostri idoli, il buon Capello, che decide così con un colpo di testa la gara tra Prato e Tutto Cuoio, segna anche di testa, giocatore totale, questo ragazzo del 95 di proprietà del Cagliari, eccolo qui. Poi andiamo alle partite giocate quest'oggi, la Maceratese batte 4-1 la Carrarese che aveva segnato al quarto minuto con Infantino, gol facile sul secondo palo, poi però dopo 2 minuti e mezzo la Maceratese pareggia subito con Carotti, ecco qui anche questo gol abbastanza facile, in gol un giocatore che abitualmente fa legna, in questo caso si toglie questa soddisfazione, poi nella parte finale della partita la Maceratese allunga con la doppietta di Fioretti, abbiamo visto il primo gol, questo è il secondo, di forza, di prepotenza, e poi arriva il gol che fa arrabbiare il Giulianova, Massimo Ganci entra e segna su punizione al 93esimo, ecco qui Ganci che va ad esultare. E qui siamo invece a Pistoiese Arezzo, guardate, l'Arezzo passa in vantaggio all'86esimo con un gol di Betancourt, e qui ho messo il replay perché volevo far vedere lì sotto in basso l'esultanza dell'allenatore Ezzonino Capuano, che guida tutti quanti ad entrare in campo per esultare, eccolo qui che salta e poi entra in campo e poi via tutti gli altri, però la beffa è dietro l'angolo. No! Non mi dire! No! E guarda che gol si inventa il capitano di Bari dopo 3 minuti, boom! No! Rovesciata. Vabbè! Povero Ezzolino, neanche questo. E guarda, volta... allora entrano proprio, entra tutta a Pistoia. La Pistoiese poi deborda perché batte l'Arezzo come invasione di campo delle panchine. Mamma mia! Rivediamo il gol di Bari, povero Ezzolino. Qui siamo a Lupa Roma Savona, Tajarol, l'immarcescibile bomber esploso tardi, poi c'è l'espulsione di Costantini, che non vi devo dire io se è giusto o no, per è chiaro, comunque espulso. Espulso, immagino che tu dici di no. Io non mi esprimo, però okay. Dopo l'espulsione il Savona crolla, gol di Leccese, anche se proprio lui, Cocuzza, segna il gol del 2-1 con la complicità del portiere. Crolla anche la visibilità. Che verrebbe da dire solo sì. Per la statistica il gol di Cocuzza, ma so che non sì. Sarei d'accordo, a te. Sì, qui vediamo, Paoli dice, ma io non ho fatto nulla, viene espulso, rivediamo cosa ha fatto il buon Paoli dell'Ancona. Beh, non ha fatto nulla direi, a parte nulla. Segargli una gamba. Poi c'è il vantaggio della SPAL, 11 contro 10, calcio di rigore che viene trasformato da Cellini. Andiamo a vedere dopo l'ammonizione qui, ecco qui Cellini che spiazza il portiere dell'Ancona, ma al 91esimo 10 contro 11, guardate come prende con la SPAL, rinvio addosso, no, a Cognini, e che se ne va e segna. No, ma non ci credo.
e la Spal che dunque non riesce a mantenere il più 4 con un rinvio che finisce addosso a Cognini che si fa l'auto-assist e poi va a esultare sotto il settore dei tifosi dorici. Grazie Andrea, grazie per tutti i gol della Lega Pro. Jacopo, chiudi la trasmissione, grazie la regia. Questo è un messaggio a cui rispondo sì, ma solo dopo aver visto il prossimo turno di Serie C, Lega Pro e Serie D. Eccolo qua, Ancona Lupa Roma, Arezzo Spal, Carrarese Pontedera, L'Aquila Rimini, Pisa Maceratese, Sant'Arcangelo Prato, Savona Siena, Teramo Pistoiese, se non erro, sabato pomeriggio alle 15, tutto Cuoio Lucchese. Sarà la 15ª giornata Serie D adesso, perché vi ricordo che mercoledì il Chieti scende in campo per il recupero contro la Folgore Veregra e la 16ª giornata... Ce la siamo fumata, caro il Maurizio Daguì, che facevi tanto lo spiritoso. E allora adesso mi tocca andarla a cercare. Però il Chieti gioca contro la San Benedettese all'Angelini. Quindi adesso Federico, doppio impegno interno contro due squadre, forse una più attrezzata dell'altra, ovviamente la San Benedettese, ma la Folgore Veregra è molto pericolosa. Sì, sì, la sappiamo, conosciamo sia la Folgore che la Samb, quindi... Però abbiamo due turni in casa e cercheremo di fare più punti possibili. Noi ce la metteremo tutte, insomma. Vediamo sul mio computer se riusciamo. Eccolo qua. Avezzano, Jesina, Campobasso, Folgore, Veregra, Castelfidardo, Amiternina. Come detto, Chieti, San Benedettese, Fermana, Recanatese, Mateli, Cafano, Monticelli, Isernia, San Nicolò, Olimpia, Agnonese. Trasferta per il Giulianova, delicata a Pesaro e delicata perché in questo momento le due squadre, se non erro, sono appaiate in fondo alla classifica, quindi speriamo innanzitutto che arrivi magari un attaccante in settimana, vedremo se arriverà. Purtroppo non può arrivare Massimo Gancio, avete sentito Simone Bernardini che ha detto purtroppo ha giocato, quindi può essere trasferito solo in categorie professionistiche. Vedremo chi arriverà. Oggi Galli, che è un nome da tenere con molta attenzione, sott'occhio con molta attenzione, ha giocato a Monticelli contro il Fano, però è un nome buono per il Giulianova, così come è altrettanto buono l'eventuale ritorno di Beppe Giglio proprio a Giulianova. Questi sono due nomi, poi ovviamente ci sono anche le alternative. Comunque, allora possiamo rientrare perché sono le 21.08 e chiedo perdono alla regia perché ci siamo un po' allungati. Grazie a Paolo Renzetti, grazie Paolo. Grazie e in bocca al lupo per questo doppio impegno, ma per tutto il resto del campionato, Federico Del Grosso. Grazie, ciao Federico. A voi, buona serata. Grazie ad Andrea Costantini in regia, grazie Andrea. Ciao a tutti. Grazie a Maurizio Daguì in regia, Claudio Di Giacomo, Silvia Gentile alle camere, a tutti quelli che hanno lavorato e collaborato a questa trasmissione. Noi ci vediamo ovviamente domenica prossima, sempre in diretta alle 19.30 con l'Abruzzo del Pallone. Buonanotte. Jungle.